sul display la nostra Federica Di Denaro con Marco Masini in diretta. Sì, ciao Michele, allora sono riuscita a fermarlo per un istante, anche lui di corsissima. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Non vi sentiamo più purtroppo. Vai tranquilla. Allora Marco, com'è andata? Bene direi, decimo nella classifica provvisoria. Ma anche ultimo va bene lo stesso, io sto bene qua. Sei contento? Sono contento, è un'occasione per ritrovare un feeling, una complicità con il pubblico che in questi 10 anni non so poi come il mio pubblico ha preso i miei lavori, quindi potermi confrontare in queste 3 serate importanti attraverso le vostre telecamere, attraverso tutto, in un sistema di comunicazione oggi molto più veloce di ieri, quindi credo che per me questo Sanremo è completamente diverso dagli altri 2 che ho fatto in precedenza. Sei soddisfatto della tua esibizione, di come hai cantato, così, o ti sei fatto delle critiche poi rivedendoti? Io non sono mai soddisfatto quando mi rivedo. Però sembrava che dessi il massimo, io ti ho visto, proprio sembrava la finale addirittura. Ma io cerco sempre di dare il massimo, sia alla finale di Sanremo che al circolino sotto casa mia, perché per me è importante questo modo di comunicare. Attraverso la musica si può veramente dare... Guardando negli occhi chi ti ascolta, chi ti guarda, è possibile comunicare, io credo nella comunicazione. Tu sei l'autore di questa canzone e a chi l'hai dedicata? L'ho dedicata prima di tutto a me stesso, perché credo che una storia d'amore ti insegni a vivere tanto. Credo di aver trovato anche quella parte altruista nell'amore che di solito è schiacciata invece da quella egoista. Ma sei fidanzato in questo momento? No, in questo momento no. No. Quindi è per una storia del passato? Sì, è una storia del passato che però mi ha dato tantissimo e credo di aver trovato un equilibrio dentro di me che mi aiuta, spero che mi aiuti ad amare meglio la prossima volta. Va bene, allora noi ti lasciamo andare perché è stato così cortese da fermarsi un attimo proprio in volata fra il giro di radio, di prove, di tutto questo che c'è in questo momento a Sanremo. Se vuoi salutare lo studio... Sì, vi saluto tutti quanti. Ciao Marco. Ciao, grazie di tutto. Complimenti e in bocca al lupo per tutto. Grazie.